Buonasera, persone all'ascolto. La Norvegia ha battuto 4-1 l'Irlanda del Nord e possiamo dire conclusa così la prima giornata della Girone A che ieri ha visto la vittoria dell'Inghilterra per 1-0 contro la formazione austriaca. Due pronostici, entrambi rispettati, e sicuramente possiamo comunque trarre già le prime conclusioni su questo europeo. Norvegia devastante sotto porta, a differenza dell'Austria, ma l'avevamo comunque detto nella preview che l'Austria davanti aveva appunto era una sorta di difetto rispetto alle altre squadre. Certo, ovviamente la Norvegia su un altro livello perché può schierare Reiten, Gramansen, Hegerberg, Eikeland, quindi è sicuramente una formazione ben attrezzata. L'Inghilterra forse ha patito un po' l'emozione, ha vinto 1-0. L'Irlanda del Nord ha giocato esordiente, ha giocato con la testa libera, ha fatto un bel avvio di partita e poi però è uscita l'esperienza della Norvegia che ha chiuso la partita praticamente nel primo quarto d'ora. Ma andiamo con ordine. Passerei subito alle formazioni, intanto vi diciamo che questa è stata la 37ª partita della Norvegia, 16 le vittorie totali, 7 pareggi, 14 le sconfitte, 2 vittorie a rigori e una ai supplementari. Sono ben 51 i gol fatti, 49 quelli subiti. Queste praticamente le statistiche della Norvegia che partecipa alla 12ª edizione su 13 dell'Europeo. L'Irlanda del Nord invece era all'esordio, ha segnato un gol. Comunque, ha provato a giocarsela contro la Norvegia, non è venuta a fare da sparring partner, per quanto poi il risultato effettivamente l'abbia relegata a quel ruolo lì, ma sicuramente può comunque trarre delle soddisfazioni. Dicevamo le formazioni: Sjögren per la Norvegia ha schierato il 4-2-3-1, Pettersen tra i pali, Blackstad, Storisdottir, Mjelde, Sonstevold in difesa, Sierstad, Gangen, Manum sulla mediana, Reiten, Gramansen, Eikeland sulla tre quarti, Hegerberg unica punta. 4-3 per Shields per l'Irlanda del Nord, Burns tra i pali, Vance McFadden, Nelson Burroughs in difesa, Caldwell, McCarron, Furness a centrocampo, McGill, Wade e Magee in attacco, con Magee che tornava anche a difendere perché lei tecnicamente nasce come difenditrice nella sua squadra che è il Cliftonville, se non andiamo errati, e ha fatto un ottimo lavoro in fase di ripiegamento. 22 gradi, si è giocato alla St. Mary Stadium di Southampton, arbitrato dalla finlandese Lina Letovara. I cambi ve li possiamo dare, anzi ve li diamo dopo per la verità. Partiamo subito con le occasioni, interpreta bene l'avvio l'Irlanda del Nord che poi però rischia al quarto quando una conclusione di Hegerberg è deviata in angolo da McFadden, poi al settimo Gramansen scappa a destra saltando Burrows vincendo un rimpallo con McFadden, palla in area e colpo di testa fuori di Reiten con la prima parte di partita che vede la Norvegia accorciare il campo e giocare principalmente sulla fascia di destra e l'Irlanda del Nord di fatto si adatta la Norvegia a giocare in questo modo, l'Irlanda del Nord cerca di sfondare a sinistra senza particolare risultato. E poi succede che al decimo la Norvegia trova il colpo, c'è una rimessa laterale da destra, pallone che viene servito a Hegerberg che dà a Reiten, a sinistra vede Blackstad che si sta inserendo in area, viene servita, Blackstad calcia in corsa con il sinistro e trova l'angolo tra il palo e la mano destra del portiere e la brucia per l'1-0. Al dodicesimo ci prova Furness recuperando subito un pallone sulla tre quarti dopo un piccolo errore di Manum, il sinistro finisce alto sul fronte opposto, tira Manum da fuori e blocca Burns. Al tredicesimo arriva subito l'immediato raddoppio che taglia le gambe all'Irlanda del Nord con Burns che dà un pallone sulla tre quarti e una compagna la perde, viene recuperata da Manum che dà a Hegerberg sulla sinistra, esita il portiere ad uscire, Hegerberg aspetta all'arrivo di Manum, la serve e il piatto destro della calciatrice centrocampista dell'Arsenal per il gol del 2-0. La Norvegia la chiude, scusate, l'Irlanda del Nord l'aveva preparata bene, questo 2-0 spezza le gambe, questo è un grave errore di inesperienza, ma d'altronde se la calciatrice più rappresentativa gioca nel Liverpool, che peraltro è neopromossa quest'anno, e tutte le altre giocatrici, bene o male, le più importanti arrivano o dalla prima divisione nordirlandese o comunque dalla seconda divisione inglese, c'è appunto un divario incredibile con calciatrici che sono anche del Barcellona nella Norvegia, per dire, come Sierstad, Gangen e Graham Hansen, c'è Hegerberg del Lione, Sonstevold che gioca all'Inter, quindi. E poi Blackstad, ad esempio, del Rosenborg, quindi già così c'è un blasone diverso delle squadre, riferito soprattutto al calcio femminile, ci sta comunque, come ho detto, cioè, sono state brave a provarci. Al 21esimo Burns esce e salva su Eikeland, al 23esimo Sierstad Engen al limite per Manum, Burns si vola sul raso terra, alla sua destra e mette in calcio d'angolo, dai cui sviluppi c'è una pallone che allontana lo stesso portiere, poi Manum dà a Reiten che rientra sul destro, crossa morbido sul secondo palo, Hegerberg arriva di testa, la palla si perde sul fondo alla destra di Burns. Al 27esimo ci prova Wade con una conclusione di sinistro, ma controlla bene Pettersen e lascia che il pallone sfili sul
sul fondo posto ci prova Aikelan che dà a Raiten palla ad Egerberg e poi Magui chiude in calcio d'angolo. Al 29esimo Manuel di Caldwell in area di rigore su una cross dalla fascia di destra, Manuel all'interno dell'area di porta, Caldwell lamenta un fallo e per sua beffa, avendo alzato il gomito, viene, non solo non le viene dato il fallo, ma le viene fischiato calcio di rigore che Gramansen trasforma con una bella conclusione alla destra di Beurs che tocca intuendo la conclusione ma non riesce a parare. L'ultima azione del primo tempo su una conclusione dalla tre quarti di Egerberg bloccata da Beurs e poi nei tre minuti di recupero prima ci prova Wade al primo pallone sull'esterno della rete e poco dopo ci prova Gramansen dal limite, Beurs respinge. Passiamo alla ripresa che si apre con un cambio, Callaghan rileva Caldwell nell'area del nord e passa la fascia di capitano appunto a Callaghan, quindi viene tolta dal braccio destro di McFadden, l'Irlanda del Nord comincia volentierosa e trova il suo primo gol alla manifestazione al 49esimo, angolo da destra, colpo di testa di Torres Dottir, la palla viene prolungata sul secondo palo dove raccoglie Furness che prova un tiro allargando troppo il piede, la conclusione diventa un assist, Nelson di testa sul secondo palo trova la rete del 3-1. Al 51esimo ci prova Egerberg da destra dopo aver vinto un rimpallo col portiere Beurs e poi all'interno dell'area di porta McGee riesce a recuperare, a salvare e a restituire il pallone al proprio portiere. Al 52esimo sinistro centrale di Wade bloccato da Pettersen, al 54esimo arriva il 4-1 definitivo, Raiten sul calcio di punizione, colpo di biliardo con l'interno piede sinistro all'angolo destro di Beurs che non era piazzata proprio benissimo per la verità, punizione dal limite sulla vertice destro della lunetta, barriera a sinistra del portiere, portiere che invece che mettersi a destra si mette un po' al centro e Raiten per lei è un gioco da ragazzi trovare l'angolo definitivo. Entrano nel tabellino altri cambi, Holloway rileva Beurs nell'Irlanda del Nord, Holloway attesa perché lei gioca nel Racing Louisville, forse è l'unica che gioca in un campionato di veramente alto livello nell'Irlanda del Nord. Poi entrano Berisa per Manum, Skinnes Hansen per Sonstevold e Sevik per Eikeland nella Norvegia. Viene annullato un gol per fuorigioco ad Egerberg al 69esimo per fuorigioco della Swiss Woman. Al 71esimo angolo sinistro per la Norvegia, Beurs allontana coi pugni, poi Sevik conclude alto con il destro. Al 74esimo cambio, Kirsty McGuinness rileva Furness. Al 78esimo si infortuna McGill, che è il nuovo acquisto dell'Aston Villa, al suo posto Kathleen McGuinness. Poi Nilsson rileva Wade all'80esimo, l'ultimo cambio è norvegese, gli ultimi due cambi sono norvegesi, all'81esimo Bergsvand rileva Mjelde, all'89esimo Josendal rileva Blackstad. All'82esimo ci prova Sevi col sinistro, Beurs respinge, il 90esimo tiro alto di Raiten, nei 5 minuti conclusivi segnaliamo di recupero, segnaliamo l'occasione al 93esimo, destro di Graham Hansen che esce alla destra di Beurs. Norvegia 4, Irlanda del Nord 1, poco da dire, è stata una bellissima partita, comunque nonostante fosse una partita con una goleada già annunciata e comunque, come detto, non ci siamo annoiati, bene la Norvegia che avvia la partita, capisce che sarà una gara un po' tesa, allora rallenta leggermente il ritmo, capisce quali sono i punti deboli dell'Irlanda del Nord, cioè appunto con un campo accorciato a destra c'era lo spazio a sinistra, trovata Blackstad, tiro gol e poi da lì è diventata un'altra partita con anche un errore sul 2-0 che è stato un pallone regalato sulla tre quarti campo dalla Irlanda del Nord, il portiere è passato a una mediana che credo fosse, credo McCarron fosse, esatto, che ha fatto da playmaker in questa partita. Pallone perso sulla pressione di Manum, Egerberg, Manum, tiro a gol e sostanzialmente la partita si chiude lì, poi un calcio di rigore ha dato sostanza al punteggio e gli altri due gol sono arrivati da calcio piazzato sostanzialmente perché 4-1 su punizione, bene il gol del Grande del Nord che comunque è già tanta roba per dire la verità, hanno provato a giocarsela a viso aperto, è andata male però hanno provato a giocare, quindi complimenti al Grande del Nord, se deve essere una questa... Se tutte le esordienti giocassero così invece che con i timori riverenziali sarebbe già più divertente. E va bene così, possiamo concludere appunto segnalando l'ultimo avvenimento, il primo cartellino giallo dell'europeo dato a McFadden al 53esimo. Sostanzialmente sulla partita sono finiti i commenti, vi diamo qualche notizia di calciomercato che non vi abbiamo dato ieri, poi domani vi aggiorneremo anche su Copa America e le altre competizioni, Coppa d'Africa, Coppa d'Asia, c'è anche la CONCACAF Championship, dunque è un periodo molto intenso per il calcio femminile a livello di nazionali soprattutto. Allora, tornando brevemente al calciomercato, Nicolò Romagnello sarà il nuovo allenatore della Pomigliano, Karin Weir ha firmato con il Real Madrid, Deborah Novellino invece con il Pomigliano, Alessandra Spagnolo, l'admin di Ragazze nel Pallone, la nuova attaccante del Porto Gruaro e come detto Simone Maghi ha firmato con l'Aston Villa.
Questi sono stati gli avvenimenti di questa serata, Norvegia 4, Irlanda del Nord 1, domani alle ore 18 Spagna contro Finlandia e alle ore 21 Germania-Danimarca, con la Danimarca che arriva dal 2-1 dei quarti dell'ultima edizione del 2017, che di fatto aveva interrotto una striscia di 6 europei consecutivi vinti dalla Germania, Danimarca che poi avrebbe fatto la finale perdendo 4-2 con l'Olanda, e domani la Germania vuole sicuramente riscattare quel risultato. E dunque è la partita sicuramente da non perdere, ma non sottovalutiamo Spagna-Finlandia, perché la Spagna, come avrete potuto leggere dai post della sezione community e comunque tutte le notizie che sono saltate fuori, Putella si è rotta il crociato il giorno prima dell'inizio dell'Europeo e bisogna vedere la Spagna psicologicamente come l'ha presa. Se l'ha presa come un'occasione per altre giocatrici di mettersi in mostra e comunque di far parte di uno schema come quello spagnolo già bello collaudato, o altrimenti può essere addirittura il rischio di una debacle con una Germania e una Danimarca che sono pronte lì ad approfittarne. Quindi non sottovalutiamo Spagna-Finlandia, per quanto la partita forse sulla carta di prestigio sicuramente è quella delle ore 21. E quindi l'appuntamento a domani con tutto il girone B.